31 maggio, dichiarazione ISPRA. Non è un gioco di parole, ma un'importante scadenza che aziende e privati cittadini devono rispettare per non incorrere in una multa da parte del Ministero dell'Ambiente. L'argomento infatti è parte della sfera ambientale per districarci meglio in un sistema che, ai più eostico sconosciuto, ne abbiamo parlato con Elisabetta Maldini, direttore tecnico SIGEA, società che opera nell'ambito della sicurezza del lavoro. Di cosa si tratta? Della dichiarazione annuale degli F-gas, cioè dei gas che contengono fluoro e che fanno parte e sono contenuti soprattutto in diversi impianti presenti sia nelle abitazioni private sia diciamo artigiane, industriali, e sono contenute ad esempio in impianti di condizionamento, refrigeramento, impianti di estinzione incendi. E quindi annualmente entro il 31 maggio di ogni anno bisogna indicare il quantitativo di gas che si è diciamo ricaricato all'interno di questi sistemi o apparecchiature o che sono stati persi a causa diciamo così di rotture malfunzionamenti. Posso chiedere a chi mi controlla la caldaia di fare una verifica così o devo essere io che devo cercare un tecnico apposito? Allora, esistono dei tecnici sia certificati che possono fare questo tipo di manutenzione e, almeno una volta all'anno. Sul sito www.sisanet.isprambiente.it si può trovare tutta la modulistica e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione.